Eder. Mech. Pallister. Luis è stato arrestato perché dopo 9 mesi potrebbe ricordarsi di inquinare le prove, fuggire o uccidere ancora. L'avvocato Riario Fabri si è mostrato tranquillo e fiducioso riguardo alla situazione del suo assistito, Luis da Silva. Unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. Da Silva, uscendo dal carcere, ha dichiarato la sua innocenza come ha sempre fatto in passato. Il suo avvocato ha riferito che ha scelto di non rispondere alle domande durante l'interrogatorio di garanzia con il sostituto procuratore Daniele Paci e il GIP Vinicio Cantarini. Tuttavia, ha discusso brevemente con Fabri riguardo alle prossime mosse della difesa. Il team legale di Da Silva si prepara a contestare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere e a presentare ricorso al tribunale del riesame per ottenere la sua scarcerazione. L'avvocato Fabri ha sottolineato che sarà una battaglia legale impegnativa e che la difesa si concentrerà sul contestare le ragioni cautelari che hanno portato all'arresto di Da Silva. Se teme un possibile inquinamento delle prove e una fuga dell'indagato, che ha legami stretti con il Senegal, sua terra d'origine. La consulente Bruzzone ha chiarito che Da Silva aveva rinunciato a un viaggio già pianificato per evitare di destare ulteriori sospetti su di sé. Inoltre, è stato considerato pericoloso e potenzialmente in grado di commettere altri crimini. La difesa si concentrerà ora sull'analisi dettagliata degli atti e delle prove presentate dall'accusa. L'avvocato Fabri ha menzionato l'importanza dei filmati della telecamera della farmacia di San Martino, considerati fondamentali dagli inquirenti. Si avvarranno di un perito per valutare l'esattezza di tali prove e pianificheranno la strategia difensiva in base a queste valutazioni. La situazione si prospetta quindi come un vero e proprio scontro legale, con entrambe le parti pronte a difendere le proprie posizioni con determinazione e competenza. È un momento pesante e difficile. Mi sento bene per come ci si può sentire bene in una situazione come questa. Però io rimango convinta della sua innocenza e rimango a fianco a lui. Mi riservo dal fare qualunque tipo di dichiarazione. So che sta bene, ho avuto notizie dal suo avvocato che sta bene. Andrò. Dubbi non ne ho mai avuti e non ne avrò mai. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.